Specialmente per le piante in vaso, il terriccio è la vera dimora della pianta. Acqua, aria ed elementi nutritivi si trovano al suo interno in forma assimilabile e assicurano alla pianta una crescita rigogliosa. Il terriccio ha caratteristiche fisiche e chimiche. Le caratteristiche fisiche assicurano buona stabilità alla pianta, rendono il nutrimento assimilabile dalle radici, hanno la capacità di ritenzione idrica per garantire la disponibilità di acqua nel tempo e la porosità ottimale per la circolazione dell'aria intorno alle radici. Le caratteristiche chimiche riguardano il pH adeguato alle esigenze della pianta, la salinità ideale e la sostanza organica per una struttura stabile del terreno e nutrire le radici nelle prime fasi del trapianto. Per raggiungere questi risultati, un terriccio è un cocktail di ingredienti. I principali sono la torba chiara e scura, che migliora la porosità, la capacità di trattenere l'acqua e lo scambio cationico utile al nutrimento, il compost, frutto della decomposizione di rifiuti vegetali, concimi organici e materiali inerti come sabbia o argilla. Alcune piante hanno esigenze particolari e perciò esistono terricci specifici, come per le orchidee con corteccia, per le piante grasse con sabbia o per le piante acidofile con un pH adeguato. Per preventivare quanto terriccio vi serve, potete utilizzare questi parametri per i vasi quadrati, le ciotole o le cassette rettangolari. Una volta che abbiamo aperto il sacco, dobbiamo sbriciolare il terriccio prima di usarlo. Una volta finito, chiudete bene il sacco e conservatelo al riparo da calore e sole per evitare che si impoverisca. Compo, piante meravigliose con semplicità.